Buonasera, benvenuta a Fisicenza. Buongiorno a tutti, siamo qui per un'edizione speciale necessaria in occasione delle festività natalizie per parlare di un fenomeno sociale particolarmente diffuso fin dall'origine dei tempi, che affligge la nostra quotidianità e tocca migliaia di vite umane. So che è difficile parlarne, è difficile ascoltare, è complesso, bisogna stare molto attenti alle parole che si usano. Qual è questo fenomeno? Le persone che ne sono afflitte vivono tra di noi, silenziosamente, non le sappiamo riconoscere. Sembrano come noi, ma in realtà nascondono un enorme trauma e un grande segreto che accompagna tutta la loro vita. Sono le persone che sono nate a dicembre e che ricevono un regalo unico per il compleanno e per il Natale. In collegamento diretto dagli studi di Live Nonella D'Urso abbiamo con noi la testimonianza dolorosa di Jessica, la speaker della rubrica del lunedì Lo sapevate che. Salve, salve a tutti e grazie per avermi invitato quest'oggi qui con voi. Jessica, Grazie. io so che è difficile parlarne e che intanto ti ringrazio per la tua testimonianza. La prima domanda è per te: come vivi questa situazione e soprattutto come hai affrontato nella tua vita questo grande problema? Beh, guarda, come hai già insomma anticipato, purtroppo si tratta di un problema che affligge la società ormai da secoli, che dire, anni, secoli, perché da quando l'uomo è nato purtroppo si trova a vivere queste situazioni. Io faccio parte di quella percentuale che appunto ogni anno deve combattere questa battaglia, una battaglia veramente pesantissima, perché io vabbè. È difficile anche parlarne, sono sincera. Però comunque, il problema qual è? È che, diciamo, nei primi anni di vita è tutto molto bello, allegro, ti ritrovi, ecco, io poi sono nata il 13 di dicembre, quindi ti ritrovi nella prima metà di questo mese a ricevere un bel regalo e da lì, insomma, fin lì tutto ok. Poi arriva il Natale, quindi altro regalo e ancora, insomma, l'anno finisce in modo allegro e che succede però? Poi ovviamente i tempi, no? Gli anni passano e quindi compi 5 anni, 6 anni, 7 anni, così via. Quando arrivi insomma alla soglia dei 10 anni, ma che dire, vabbè, diciamo 12, ci teniamo un po' larghi, come dire, questa felicità inizia a sgretolarsi perché quel bel regalo che ricevevi il giorno del tuo compleanno, in modo del tutto, come dire, inaspettato, svanisce. E ti ritrovi con un solo regalo e tu dici: ma scusami, perché il mio compleanno non esiste più? E la risposta è sempre la stessa: sì, va bene, ma sai, sei nata prima di Natale, quindi te ne becchi uno, magari più grande. Più grande significa semplicemente che se prima ricevevi una spazzola, adesso magari trovi un set di spazzole. Quindi io davvero dico: va bene, ok, perfetto. E il brutto di tutta questa storia è che c'è comunque sempre una lezione di vita, perché ti insegnano fin da piccoli che purtroppo la vita comunque ha delle grandi delusioni, la vita è crudele e quindi devi imparare fin da subito a stringere i denti e a, come dire, trasformare questi momenti dolorosi in fortificazioni per il tuo carattere. Quindi devo dire che ad oggi, dopo questi lunghissimi e dolorosissimi 23, quasi 24 anni di vita, posso dire che sicuramente mi ha aiutato ad affrontare, come dire, tutti i momenti anche più difficili della vita. Io, se posso permettermi, non vorrei entrare troppo nelle vicende personali perché so che poi è una questione che coinvolge tutti ed è dolorosa da affrontare, ma so che hai anche un fratello che vive la situazione in maniera ancora più forte e peggiore, no? Sì, in realtà io ho due fratelli che sono nati rispettivamente, uno il 19 dicembre e l'altro il 26 dicembre. Quindi è una Ovviamente famiglia condannata a questo. praticamente sì, diciamo attanaglia la mia famiglia, ti dicevo, ormai da anni praticamente, e tra i due sicuramente chi ne risente di più è quello nato il 26, il giorno di Santo Stefano, infatti si chiama Stefano, ciao, ciao Stefano, ciao, grazie. E cosa accade? Che praticamente, ovviamente il giorno dopo di Natale chi è che ti fa un altro regalo?
Nessuno. Fino a qualche anno fa anche a lui è successa la stessa cosa, doppio regalo, adesso si sono magicamente tutti dimenticati di lui e quindi ecco quello che succede, insomma, alle persone nate a dicembre. Alla fine degli anni vai a finire nel dimenticatoio. Intanto mando tutta la mia solidarietà a Stefano, sii forte e continua. Allora, la prossima domanda che abbiamo per te. Allora, non soltanto tu devi vivere questo disagio per tutta la vita, ma poi la cosa peggiore è che spesso devi fingere che questo regalo unico di compleanno e Natale ti sia poi piaciuto davvero, quando in realtà sicuramente avrai delle esperienze con regali disastrosi. Se ti va di parlarne, se te la senti, decidi quando vuoi di fermarti, se per te diventa troppo. Sì, vabbè, ti ringrazio per la comprensione perché davvero trovare delle persone, come dire, così affini, ma anche in grado di veramente percepire il dolore non è semplice. Cosa accade? Che qualche anno fa, per riportare, ecco, un episodio realmente accaduto, una mia amica mi dice: "Allora Jessica, sai, ho deciso di farti un bel regalo, ovviamente regalo unico, beh, senza precisarlo, chiaro, e mi dice: guarda, poi insomma lo scarti il giorno del tuo compleanno perché faremo una torta e tutto, però sarà anche per Natale. Regalo bellissimo, fatto con il cuore, veramente l'ho scelto con tanto amore, ok, va bene, arriva il giorno del mio compleanno, facciamo questa torta. Io apro il pacchetto, io ovviamente piena di entusiasmo vado a tirare su, cioè ragazzi, che cosa veramente, allora, una camicia color marrone che ovviamente lascio a voi l'immaginazione, piena di praticamente bollicine, ma colori assurdi. Io mi ritrovo ovviamente a tirare su e dire: grazie, grazie, bellissimo, il regalo che aspettavo da tanto tempo. Però questo diciamo che è più un classico. Può succedere, diciamo, un po' a tutti di ricevere qualche regalo che ovviamente non rispecchia, diciamo, i propri gusti personali, però la cosa più bella è stato un regalo da parte di quest'altra mia amica. Le dico: guarda, io ho bisogno comunque, vorrei fare una pedicure. Ok, scusate il mio accento, ragazzi. Comunque, cosa succede? Che le dico: consigliami non so, un estetista, un centro, no? E cosa decide? Ha avuto una bellissima idea, no? Mi dice: guarda, allora, visto che mi hai chiesto questa cosa, per te ho un regalo fantastico. Dico: vabbè, sarà un buono, no? Da spendere in questo centro. Niente, apro, praticamente aveva avuto la bellissima idea di regalarmi un set, tipo una confezione, un cofanetto con tutte forbicette, lime per le unghie, ma cioè un tagliaunghie di quelle che utilizzava mio nonno, no? Quando ai tempi. E io lì che dico: vabbè, ti ringrazio. Probabilmente non aveva ben afferrato la mia richiesta. Chiaramente da quell'anno ho due amiche in meno. Per dire. Capisco, immagino, guarda, io a inizio intervista avevo pensato di farti affrontare anche le cinque agguerritissime sfere, però dopo questi ricordi dolorosi non me la sento proprio per un livello di umanità, quindi eviterei e continuerei con questa intervista un po' più intima per non crearti troppo dolore, ecco. Davvero Ringrazio. un'altra domanda, ricordi particolari a tema natalizio? Qualcosa che hai combinato per dire così col linguaggio giovanile. Qualcosa che ho combinato? Beh, qui ci sarebbe da aprire un mondo vastissimo, che il vaso di Pandora al confronto sarebbe veramente una mollichina. Però vabbè, per riportarne uno, ovviamente spero che in questo caso, a quelle persone in questo momento, cioè, veramente sto per mostrare un lato di me poco conosciuto, potreste avere ripensamenti anche sulla mia amicizia e tutto, però ragazzi, sono sempre la persona Jessica, quella che avete conosciuto. Ok, allora parliamo di qualche anno fa. Io avevo iniziato comunque ad uscire con quello che è il mio attuale fidanzato.
Carino. E praticamente cosa succede? Che era il periodo di Natale, quindi decidiamo di andare a prendere una cioccolata calda. A quei tempi ovviamente mi portavano ancora i miei in giro, e quindi mia madre mi lascia insomma vicino al marciapiede, accosta con la macchina, io scendo, c'era lui bellissimo, carinissimo, lì al lato della strada. Cosa accade? Succede. Io cammino, mi dirigo verso di lui e praticamente mia madre, perché è molto gentile, la ringrazio, mi chiama dal lato della strada, Jessica, per dirmi, non so, che mi ero dimenticata la sciarpa dentro la macchina, non so, non me lo ricordo. Io praticamente mi giro e vado dritta verso il palo, perché non l'avevo visto, cioè mi giro di botto per... dritta palo, e c'era quello che è il mio attuale ragazzo, quindi anche lì ho superato una prova molto molto importante, e mi ha visto prendere questo palo in pieno, e io poi capirai, ecco qui adesso sicuramente mi sta anche Sì, chiamando, credo scusate. sia il collegamento, sì. Forse Esatto, da New York riceviamo già le prime chiamate. sì, immaginavo, ma non credevo così così presto, vabbè, ammazza. E niente, quindi C'è praticamente... partecipazione sul tema. Esatto, ma ti dicevo, ne parlavamo ecco nel fuori onda, che questo è un problema veramente che riguarda tantissime persone. Uno lo dà a volte anche per scontato, però mi raccomando, comunque cercate di rimanere vicino a queste persone perché ne hanno bisogno. E questo è uno, insomma, dei ricordi sicuramente più piacevoli legato alle feste natalizie. Ti ringrazio per averlo condiviso e guarda, devo farti un'ultima domanda perché altrimenti Pier Silvio con la pubblicità e il tassativo ci toglie la connessione. E se tu Esatto. volessi mandare un augurio di Natale particolare, ecco, per quest'anno, per questo fantastico 2020. Ma allora, cosa posso augurare? Diciamo che stiamo concludendo l'anno, quindi ogni volta si tirano un po' le somme. Io ecco, non voglio lamentarmi, perché poi, come ho avuto modo di capire nel corso dell'intervista, sono una persona molto molto positiva, energica, sempre con tanta vitalità, quindi non mi sembra il caso adesso di smorzarci in questo modo. Sicuramente cosa dire? Beh, come anticipato poco fa, vi chiedo ovviamente di rimanere sempre sempre vicini ai vostri cari, ai vostri amici, che purtroppo vivono questi momenti poco 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 carini, poco poco semplici, non li abbandonate. E che dire, ragazzi, io auguro semplicemente tanta serenità, auguro semplicemente che tutto vada sempre per il meglio, e poi mi auguro semplicemente di poter un giorno fare questa intervista, magari sorseggiando un bel cocktail sulla spiaggia di una bellissima isola deserta. Io volo sempre molto molto basso, come ti ho fatto ben capire, però niente, io ho delle richieste molto molto semplici, quindi di vivere di questo, tanta tanta felicità, tanto tanto sole in una bellissima isola deserta. Perfetto, allora io chiudo, concludo intanto ringraziandoti, rinnovando gli auguri e un grazie particolare a Barbara D'Urso che ci ha concesso lo studio per questa intervista in un periodo così complesso. E, allora auguro a tutti buon anno, spero che questa edizione speciale vi sia piaciuta e che vi possiate sentire più vicini se condividete lo stesso problema di Jessica sui compleanni. E detto ciò, arrivederci a tutti e grazie per essere stati con noi. Grazie ancora Jessica. Grazie, grazie a te per avermi ospitato, e grazie a tutti voi che ci avete seguito con molto entusiasmo. Il cuore è sempre vostro. Prima i miei due figli, ormai lo sapete, subito dopo, però giuro, venite voi. Col cuore.